confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Sono alcuni giorni che ho in ghiacciaia una notizia che per me ha del clamoroso. Tralascio per qualche minuto il prode Sumaoro. Chiuderò con il parlamentare italiano di origini ivoriane, ma adesso mi sta a cuore portare a conoscenza dei miei telespettatori una notizia scandalosa. Non c'è nulla da fare, questo mondo è per i furbi. Io da anni dico che i più raccomandati vanno avanti. A me resta il fatto solo di gridare, di scandalizzarmi, e vorrei avere il piacere di vedere qualche volta nelle palline degli occhi i tanti sciacalli, corvi, i tanti, perché no, sacchetti a perdere, italiani e stranieri, che pescano nel torbido, che mi contestano. Vorrei vedere la reazione degli sciacalli quando sentono sta notizia, ma loro sono così fatti male, così in malafede, che pur di non darmi soddisfazione fanno come gli struzzi, mettono la testa sotto la sabbia per non vedere. C'è tanta gente, ahimè purtroppo, che ha portato il cervello all'ammasso, condizione questa, come sottolineo da tanti anni, che non consente alla mente umana di ragionare. Ve lo ricordate Luigi Di Maio, Gigginiello alla napoletana, l'ex steward dello Stadio San Paolo, quello che è stato catapultato a Roma, l'ex ministro degli esteri? Quante volte io dicevo, ma l'Italia come fa ad affidarsi a Luigi Di Maio? È tutto un copione scritto. Subiamo noi che non possiamo fare tanti stramacci. L'ultimo o uno degli ultimi atti della gestione Draghi, lo chiamavano il salvatore della patria, è stato il peggiore. Credetemi,
aveva solo la buona nomea, ma ha fatto peggio degli altri. Andate a riferirlo al signor Draghi, che si deve vergognare, perché è stato lui a perorare la candidatura di Luigi Di Maio. Molti non sanno, ne sono convinto, che Giginiello Di Maio, il partenopeo della provincia di Napoli, è stato premiato per la sua fedeltà, inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Guardate che io dovrei andare con un megafono, per non dire altro, a Roma a urlare la mia rabbia. Prende 12.000 euro netti al mese. Ecco perché raccolse un drappello di parlamentari grillini, una cinquantina, per dare man forte a Draghi. Io me ne occupai di Maio, dicendo: cosa c'è dietro questa mossa? Ma non avrei mai immaginato, ve lo giuro davanti a Dio, che un tipo come Di Maio, senza arte, senza parte, potesse diventare l'inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Si è assicurato la vecchiaia e c'è tanta brava gente, tanti giovani sicuramente più preparati di lui, che fanno la fame per un tozzo di pane. E poi si lamentano di Enzo Spatalino, che urla la sua rabbia. Adesso ha lo status di diplomatico, con tante di conseguenze, immunità diplomatica. Nessuno lo può toccare. Ha il suo staff, si porterà i suoi amici del paesello suo. Ce n'è uno in particolare che era la sua ombra, un po' robustino, eccetera. Anche lui ha fatto fortuna, l'ha preso dalla strada, se l'è portato a Roma. E secondo voi sono cose giuste queste? I TG dovrebbero iniziare tutti indistintamente, Rai, Mediaset, La 7, con questa notizia. Io 3-4 giorni che ce l'ho in ghiacciaia. Signor Draghi si deve vergognare. Ha voluto premiare il suo signorino fedele. Ecco perché ci fu l'inciuccio. Draghi parla con Mattarella, cosa si può fare? Vediamo chi ci può seguire. Pensarono a Di Maio. Ecco, Di Maio ha dimostrato alla napoletana, ecco, alla furbizia dei napoletani. Senza arte né parte si è piazzato in Europa. Inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Farà una vita da nababbo. E noi qui, miseri comuni mortali, a soffrire. A me, se non altro, è rimasto lo sfogo, la libertà di dire il mio pensiero. E per questo mi crocifiggono i compagnucci di sinistra, invece di andare a vedere dov'è il male. Ce l'hanno con me, si devono vergognare. Per quei pochi che non credessero a questa notizia bomba, perché ha del clamoroso che un personaggio come Luigi Di Maio possa assurgere a protagonista nell'Unione Europea. Si presenta con tanto di cartella diplomatica, valigetta diplomatica, nessuno lo può toccare. Va, viene, 12.000 euro netti al mese, non solo, ma ha tutta una serie di benefit, di privilegi,
gratis qua, gratis là. Ecco, questo è Luigi Di Maio, quello che si lavava la bocca 5 anni fa. Dobbiamo aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Faremo gli interessi degli italiani. Ecco, ha fatto i suoi interessi. Questo è l'ennesimo caso che dimostra che il mondo è per i furbi, per quei pochi che non credessero. Interviene la regia documentalmente, come è nostra abitudine d'altra parte, perché la carta canta, maledizione. Di Maio, inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico, ricordavo bene, avrà immunità diplomatica e super stipendio. Ecco quanto guadagnerà: 12.000 euro netti al mese, con tassazione agevolata Unione Europea e copertura di tutte le spese, compreso ovviamente lo staff, e poi lo status di diplomatico con relativo passaporto e immunità. Questo è il trattamento che godrà Gigginiello Di Maio. E i fessacchiotti italiani, gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti, si fanno il mazzo per sbarcare il lunario, per arrivare a fine mese. E questi sono i politici che dovevano salvare l'Italia. Luigi Di Maio ha salvato se stesso, la sua famiglia e un manipolo di fedelissimi. Vergognati, Gigginiello Di Maio. Una manciata di secondi e dopo vado a parlare virtualmente con un altro, che ve lo raccomando, un altro di buono che ha trovato l'Eldorado in Italia. E tutti qui vengono a finire, i furbacchioni. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Adesso mi permetto di dialogare virtualmente con il signor Abubakar Soumaoro. Signor Abubakar, tu fai il furbo in casa mia. Io avrei da riservarti un certo trattamento, ma adesso tu sei diventato parlamentare della Repubblica Italiana. Sei italiano pure tu? Ti sei presentato con gli stivaloni, bella mossa, tatticamente valida, bravo, Soumaoro, bravo, bravo. Fai come i furbetti del quartiere. Ti sei lamentato per lo scandalo che ha investito tua moglie e tua suocera. Hai parlato di sentenze o di indagini cosiddette ad orologeria. Signor Soumaoro, lei dovrebbe avere il coraggio di dire la verità. Capisco la sua
posizione, però io non accetto che lei non sapesse niente. Per chi non è informato, c'è un'indagine avviata dalla procura di Latina perché la moglie di questo signorino su Moro, che ha trovato l'America in Italia, e la suocera trattavano male, avevano una cooperativa, non pagavano gli operai, non vi dico. E poi si è scoperto che la mogliettina del signor Sumaoro era abituata a vestirsi con eleganza. Per carità, attenzione, nulla vieta alla moglie di Sumaoro di vestire elegantemente. E questi sono venuti qua disperati, non avevano soldi, hanno fatto carriera. Nulla questio, non c'è problema, anzi, la suocera, se non sbaglio, se non ricordo male, venne premiata da un'altra intrepida Croce Rossina di sinistra, tale Laura Boldrini. Mamma mia, io quando faccio certi nomi mi viene la repulsione. Allora pregherei la regia di intervenire a offrire qualche contributo che ritrae Sumaoro con gli stivaloni. Si vede anche qualche primo piano della moglie. Sono venuti poveri e si sono arricchiti. Hanno lavorato, per carità. Io mi auguro solo che la procura di Latina abbia il coraggio di andare avanti fino in fondo e di scovare, perché sto signorino fa lo gnorri, fa l'americano, lui non è indagato, perché neanche per il momento la moglie e la suocera, però mi rifiuto categoricamente di credere che lui non sapesse nulla della moglie e della suocera. Dai regia, come fa una disoccupata a potersi permettere valigie e scarpe di Louis Vuitton? Lady Sumaoro non pagava i migranti, ma viveva nel lusso. E a seguire, dai regia, diamo visibilità a questa coppia di ivoriani, italiani di origine ivoriana. Volevano rimandarmi in Africa. Ora do lavoro a quasi 150 italiani. Intervista all'imprenditrice immigrata dell'anno. Eccola ancora in questa foto, sorridente, allegra. E a proposito dell'inchiesta della cooperativa Caribou, come dicevo prima, la Boldrini premiò la suocera di Sumaoro, ricordavo bene, come imprenditrice dell'anno. Adesso tutti i nodi vengono al pettine. Signor Abubakar, devi sottoporti al giudizio della magistratura italiana. Tu la scamperai, ma se c'è un po' di giustizia, dovete dare conto di quello che ha fatto la cooperativa. La moglie e la suocera di Abubakar, secondo me, hanno delle precise responsabilità. Hanno raccolto delle testimonianze da parte dei loro ex dipendenti, non vi dico. Si comportava come una star la moglie dell'Abubakar. E chiudo un po' ridendo, a beneficio di chi non mi conoscesse, a beneficio dei miei detrattori, a beneficio dei tanti corvi, sciacalli. Vi faccio vedere questo fotomontaggio che mi ha mandato un mio caro amico di Modena, Davide Baraldi, una mia sentinella. Anche Abubakar Sumaoro usa l'espressione di Enzo Spatalino
è ora di finiamola. Dai, regia. Avete visto anche Abubakar? È ora di finiamola. E valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie alla nostra struttura tecnica che ogni giorno mi aiuta per costruire tecnicamente, per montare le mie trasmissioni. Arrivederci.